Lino Ruta, 59 anni, avvocato, titolare di uno degli studi legali più noti della regione, candidato alla carica di sindaco per la città di Campobasso per la lista Costruire Democrazia con il sostegno di altre due liste civiche. Bentornato a tutti i candidati. Grazie a lei. Senta, ballottaggio è la sua grande sfida, pensa di poterci arrivare? A questo punto penso di sì. Quello che era all'inizio una, diciamo, un'ambizione strana, poi è diventata possibile, adesso è diventata probabile, ma stiamo andando verso il certo. Quindi lei toglierà la possibilità al Partito Democratico e 5 Stelle di arrivare al ballottaggio a Campobasso? Lo spero, anche per come hanno gestito. Quindi il suo nemico in questi ultimi due giorni, più che De Benedittis, che se lo ritroverà fra 15 giorni, è la Forte? Ma suppongo che già abbiamo visto la freccia, è entrato il turbo oramai. Sorpasso avvenuto. E cosa dice il suo omonimo Ruta? Lo ha sentito, ha avuto modo di incontrarlo? Il fatto che non si incontra però è sintomatico. Senta, ma lei non sta incontrando neanche De Benedittis negli incontri pubblici, nei confronti? Questa è una cosa veramente brutta per gli elettori, purtroppo non lo riusciamo a riscontrare perché non partecipa ai confronti, ma non soltanto in TV, anche quelli che chiedono i cittadini. Se ci dovesse essere il ballottaggio poi però sarà costretto. Ma non credo, perché poi tra l'altro non capisco per quale motivo si sottragga ai confronti, forse lo presumo perché sa, molte volte gli consiglieranno probabilmente che è meglio evitare, però quando chiedono 600 famiglie della Duvidio di incontrare per capire qual è la sua prospettiva sulla delocalizzazione di una scuola, che è un'attrezzatura di quartiere, quindi materia specifica del comune, e soprattutto delle scelte pregresse, le ragioni per le quali si sottrae sono preoccupanti, perché se già non lo si rintraccia oggi, cosa accadrà quando diventerà sindaco? Dovremmo andare a chi l'ha visto per trovarlo, suppongo. Senta, è stata una campagna poi alla fine con grandi poche dinamiche di dibattito, di scontro, di polemica. L'unico tema sul quale c'è stata grande concentrazione da parte dei media è questo della sicurezza nel centro di Campobasso. Ma è davvero così pericoloso il centro di Campobasso? Ma negli ultimi due anni ha preso piede una condizione strana, perché pure io l'avevo sottovalutata, devo dire, però ascoltando i residenti, cioè coloro che se lo vivono, questa percezione è stata molto marcata, al punto che nelle nostre liste abbiamo inserito quattro persone del centro storico: un orafo artigiano, un commerciante, un erede del più antico forno di panificazione e un residente. Quindi abbiamo puntato molto su coloro che si vivono sulla propria pelle i disservizi e i rischi del centro storico, e questo è un tema molto sentito che va sicuramente rivisto, perché va affrontato in via preventiva con una buona mediazione culturale, e quindi non bisogna avere pregiudizi o essere, da questo punto di vista, accettare la multietnicità di una realtà, ma bisogna al tempo stesso però cercare di creare delle forme di integrazione che non determinino proprio una guerra tra i poveri, perché gli slogan molte volte non sono sufficienti a coprire questi disguidi, perché poi se le sconta la povera gente sulla propria pelle, e quindi nel centro storico oggi uscire la sera o far uscire i bambini il pomeriggio comincia a diventare pericoloso. Quindi un problema oggettivo, ma un approccio ideologico davvero diverso da quello che propone la destra? No, io sono oggettivamente per l'integrazione. Abbiamo candidato una persona, fondamentalmente un magrebino, quindi proprio come rappresentanza della multietnicità, dell'integrazione, dell'inclusione, perché noi non facciamo parole, facciamo fatti, però non si può negare i fatti dietro gli slogan. Questo è purtroppo un deficit della sinistra, che sugli slogan dell'integrazione poi ha creato una guerra tra poveri, perché è un'ideologia neoliberista traghettata da Renzi, che purtroppo il PD ha fatto propria, ma allo slogan tocca far seguire i fatti poi. Senta, il Corpus Domini si è dimostrato ancora una volta un grande evento per la città di Campobasso, sì. Ma la percezione anche da chi non vive la città è che Campobasso stia diventando un luogo dove eventi culturali creano anche la possibilità di una promozione della cittadina. Ma io su questo ci ho puntato molto. Corpus Domini, in tempi non sospetti, scrissi il libro, che tra l'altro ha una ricostruzione tutt'altro che folcloristica di una manifestazione teurgica di livello altissimo, che a mio avviso è suscettibile di candidatura tra i beni immateriali dell'UNESCO, che sarà uno dei punti centrali del mio programma, che potrà trasformare Campobasso come Matera. Ma accanto al Corpus Domini ci sono manifestazioni fieristiche che sono state impropriamente delocalizzate in luoghi brutti della città e periferici, mentre vanno riportate al centro di Campobasso, basso, in quelle che erano le botteghe artigiane, Piazza Mercato, il disegno di Musenga dell'Ottocento. C'è stata un'inaugurazione ultimamente anche della cattedrale, dopo anni che è stata chiusa, che è stata costruita e progettata da Musenga. Non c'è stata una parola spesa per Musenga come progettista di quel borgo murattiano di cui oggi noi ancora usufruiamo e beneficiamo. Cioè noi oggi, quando ci incontriamo, quando andiamo in un locale, quando passeggiamo, noi utilizziamo quelli che sono i luoghi pensati nell'Ottocento, da questa figura che ha pianificato Campobasso e l'ha fatto uscire dal borgo medievale e l'ha spostata un po' all'atere. Quindi quelli che sono i palazzi della del comune, della provincia, ma anche le ville di aggregazione, l'ospedale, il distretto, i luoghi di cultura come il Mario Pagano, i luoghi di cultura come anche il Savoia.
sono tutti l'effetto di quella progettazione dell'Ottocento. Ci dobbiamo riappropriare della storia per guardare al futuro. In questo senso ho pensato di trasformare, per esempio, il distretto in un palazzo di giustizia con tutti come centro e quindi di riconvertire il centro per dare anche respiro alle attività commerciali e artigianali che oggi soffrono. Recupero dell'urbanistica dell'Ottocento o anche una visione di costruzione di qualcosa di Ma proprio contemporaneo? quella della conoscenza della storia noi tracciamo il futuro, cioè questa è la sintesi del nostro programma. E l'urbanistica non è soltanto materia tecnica, è materia che incide sul sociale, sul direzionale, sul produttivo, su tutto, perché poi arriviamo anche al discorso delle contrade che sono state abbandonate perché il piano regolatore di Campobasso è di 50 anni fa e nessuna amministrazione, né di destra né di sinistra, si è degnata di aggiornare i regolamenti edilizi e di rifare un piano regolatore. Quindi sono cresciute disordinatamente, in modo caotico. Basta leggere Cuoco nell'Ottocento per capire qual è la visione che lui dice: Campobasso più si costruisce più sarà brutta se non ci sarà un piano. Lo diceva 2 secoli fa, ad oggi ancora non è cambiato, e questa classe dirigente nostra, che di destra e di sinistra, che in qualche modo ha gestito la città, non ne ha preso atto purtroppo. Senta, oltre alla cultura, anche lo sport vive una bella stagione a Campobasso. Cosa immagina di realizzare come amministrazione a fianco del calcio e del basket Noi abbiamo femminile? individuato tramite un candidato, una candidata nostra, che peraltro lavora già per l'Emiliano Magna e ha fatto ricerca, è una biologa tra l'altro, ma fa ricerca anche sul discorso dei finanziamenti di Urban City, che sono finanziamenti comunitari che permettono la realizzazione di strutture di prossimità. Significa ripristinare all'interno dei quartieri quei servizi che non ti costringono a prendere l'automobile, che sono raggiungibili a piedi e sono fruibili da tutti anche gratuitamente. Quindi palestre all'aperto, parchi all'aperto, ma non sono, diciamo, idee campate per l'aria, sono praticamente facilmente concretizzabili con poco. Bisogna avere un po' di attenzione quando si costruisce e lasciare un po' di aree, diciamo, a servizi generali, cosa di cui si sono dimenticati perché l'amministrazione precedente ha messo a bando e a vendita 2 scuole anziché riconvertirle e rigenerarle urbanisticamente, cosa che in realtà nei quartieri già saturi e urbanisticamente azzerati era fondamentale per non far saltare gli standard. Quindi non c'è una visione di niente, noi dovremmo ripristinarla. E grazie a questa figura che in realtà ci sta dando una mano nel programma, penso che potremmo fare molto sulle strutture di prossimità, dalle scuole alle cosiddette attrezzature di quartiere. Consideri una cosa, che lo sport, accanto al sociale e alla scuola, sono le famose 3S degli articoli 33, 34 e 35 della Costituzione. È entrato a far parte della Costituzione anche come struttura, come diciamo funzione preventiva per la salute, quindi non soltanto una funzione sociale, educativa e di crescita, ma anche una funzione preventiva a livello di salute. Cioè, gli studi oramai anche in materia economica che dimostrano come con lo sport ci sia un risparmio consistente per la sanità, oltre che per la salute individuale, si sprecano. Quindi da E di questo punto di soldi vista per qua. la sanità ne abbiamo bisogno. Sì, ma il Molise c'ha per esempio il secondo tasso di obesità infantile, cioè un problema che poi si traduce a livello cardiovascolare quando cresci. Quindi significa che il Campobasso non è stato in grado di costruire una palestra, una piscina regolamentare negli ultimi 60 anni. L'unica che c'è è quella dove andavo io da bambino a 5 anni. La prima piscina che è stata realizzata l'ha dovuta realizzare con i suoi soldi un privato a Campodipietra. E andiamo in quella che è una palestra fatta ad arte e su misura, ma dobbiamo fare 7 km. Cioè significa prendere l'automobile, spostarsi, un capoluogo di regione che non ha fatto questo in 50 anni, a mio avviso, ha fallito. Senta, Conte è tornato nella città di Campobasso. Secondo lei, i delusi dei 5 Stelle chi voteranno? Ma voglio immaginare che questo campo largo la faccia finita, perché veramente si sono vendute le idee, cioè ha voglia a chiacchiere, il discorso che i 5 Stelle col PD sono incompatibili. E lo erano ancor più a Campobasso, dove per 5 anni si sono lanciati le pietre. Ma che credibilità possono avere 2 gruppi che fino al giorno prima. Ecco, guarda, dicevo una cosa, dove dice a un certo punto il PD me mente spudoratamente, dicono proprio i 5 Stelle. È un articolo, eccolo qua, guardi qui. Su una vicenda peraltro centrale, cioè la vicenda del Roxy, dove noi abbiamo fatto ricorso, facemmo ricorso 10 anni fa per annullare una massiccia cementificazione messa in campo da Di Fabio con l'accordo di Iorio, con un ricorso che facemmo a nostre spese per evitare 50.000 metri cubi, che erano stati siglati nelle segrete stanze. I 5 Stelle le hanno cassati sistematicamente con questo articolo, oggi ci fanno l'accordo, dopo che dicono che mentono spudoratamente. Sono mai credibili? Al di Senta, là del campo largo che è fallito dappertutto, quindi oramai non è più una scoperta che si è ristretto un po' troppo per dare dei numeri significativi. Premetto, la scorsa volta lei, ecco, l'ho votati, purtroppo deluso. Lo appunto, stavo chiedendo, sì, l'ho mi anticipato. ha anticipato, però visto che si vota per l'Europea, l'altra volta non mi ha voluto dire a chi No, darà il gliel'ho voto detto per l'Europea. io, gliel'ho detto, probabilmente Santoro. Quindi Gliel'ho conferma. detto, sì, perché è contro la guerra.
D'accordo, quindi Perché sono contro la guerra, sono categoricamente contro la guerra e sono convinto che la guerra non deve rispondere alle multinazionali delle armi a livello nazionale sulla pelle delle persone e probabilmente tra poco anche sulle nostre. Però su questo io sono stato sempre abbastanza chiaro. Forse gli altri hanno un po' tergiversato perché probabilmente, Quindi mi sai, io conferma non ho mandati Santoro. di partito, io sono una persona libera, dico quello che penso e faccio quello che dico, non ho filtri. Come giudica questa scelta dell'America e della Germania di poter utilizzare le armi occidentali Negativa, è contro la ovvio, Russia? negativa, ma negativa, perché tra l'altro è un incremento del potenziale bellico che va nella direzione che ci troveremo in guerra senza accorgerci. Peraltro è incostituzionale, perché la Costituzione dice ripudia la guerra, non usa il termine dice evita, ripudia è un termine che denota anche una matrice etica, anche estetica, cioè proprio è come se respingesse la guerra. Quindi praticamente è un termine così forte che il nostro architetto costituzionale ha introdotto volutamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, per dire che proprio la respinge come se una cosa Ma quando che... c'è una guerra di aggressione, l'aggredito cosa deve fare? Ma il problema della guerra preventiva, tra l'altro dico di tutto, nella nostra lista, nel nostro gruppo civico, c'è una persona che si occupa di geopolitica, ha scritto un bellissimo libro, un molisano, Carlo Di Rita, che ci ha dato una mano a costruire la lista, che ha scritto un bellissimo libro, Geopolitica dell'umano. E lì ci sta tutto lo spaccato, se la guerra fondamentalmente, anche preventiva, serve a evitare delle aggressioni e quindi a difenderti, molte volte il confine tra la tutela della paura o la preservazione della paura di un qualcosa di futuro e l'arginare un fenomeno attuale concreto è molto Quindi debole. Putin ha fatto bene a aggredire l'Ucraina? Ma se gli piazzano, io non dico questo, ma dico se a me sotto casa mi piazzano i missili, qualche preoccupazione mi viene, insomma, se mettono i droni a 200 km da Mosca, forse, come dice il Papa, non lo dico io, come dice il Pontefice, qualche esame di coscienza l'Occidente se lo deve porre perché non tutto parte per caso. Tra l'altro il Donbass è cominciato 5 anni prima, con 15.000 morti accertati e Ma se un po', trucidati se un dalle popolo. truppe, e no, bisogna dirlo perché purtroppo la nostra TV oscura. Queste cose le oscura, bisogna dirlo perché c'è un mainstream che va avanti con il Ma se un cattivo e il popolo buono. fra l'esperienza vissuta dell'epoca sovietica e i pochi anni di Occidente preferisce la vita occidentale, non è giusto che possa fare quella scelta. Ma secondo me ci sono dei bilanciamenti che non si possono fare sulla pelle di migliaia di ragazzi che vanno in guerra, perché vorrei vedere se ci mandassimo i nostri. Cioè, io ho 3 figli, insomma, l'ultima cosa che mi auguro è che vadano in guerra, cioè voglio costruire un futuro per loro un po' più tranquillo. Ma se questo poi avviene sulla base di una provocazione cominciata 5 anni prima del Donbass, con 15.000 morti trucidati dagli ucraini o con i missili che piazza ai confini con la Russia, probabilmente la cosa che mi verrebbe da dire è tieni gli equilibri che ci sono oggi, che sono, mi sembra, bilanciati Vannacci dice che l'odio è il sufficientemente. motore del mondo. L'odio probabilmente no, ma la paura sì. E quindi la paura preventiva fa lo scherzo di aggredire per non essere aggrediti. È quello che si sta verificando oggi. E la paura purtroppo viene cavalcata spesso e volentieri da chi vuole strumentalizzare le scelte e vuole legittimarle. Quindi siamo abituati alla strategia del terrore degli anni 70. Insomma, è una canzone Torniamo che si a ripete. Campobasso, torniamo a Possiamo divagare Campobasso. tranquillamente, poi io sono più incline a questi temi che agli altri. Senta, De Benedictis dice che lui è l'usato sicuro. No, è l'usato sicuramente, ma di De Benedictis io sono senza parole, non partecipo ai confronti, non dice nulla. L'unica idea che ha lanciato nel suo messaggio è l'abolizione dell'IMU nelle contrade, dicendo io ho la proposta che può risolvere il problema dell'IMU, dimenticandosi del fatto che nel 2013, con una delibera che io ho qui, la 267, peraltro seguita da oggi parecchi candidati che stanno con lui l'ha introdotta. Allora la domanda da fare a De Benedictis è molto banale, ma dopo 11 anni c'è la soluzione, la potevi provare quando eri assessore al bilancio della giunta di Di Bartolomeo e l'ha introdotta con la delibera 227 del 2013, eccola qui, che poi è una scelta addirittura introdotta da Di Bartolomeo e confermata da Battista. Per cui, eccola qua, la 277, la posso inquadrare, tutte le persone che ci stanno dentro sono oggi candidate con lui. Salvo Di Bartolomeo che purtroppo è deceduto. Però sono persone C'è che il figlio. hanno introdotto l'IMU nelle contrade. Oggi, dopo 13 anni, dicono a coloro che l'hanno pagata forse ingiustamente, come dice lui, indebitamente perché c'è la soluzione, dice, guarda, per 11 anni avete pagato l'IMU sbagliando. Scusa, lo potevi dire prima, forse è arrivato un po' tardi. Ma questa è una scelta che, tra l'altro, perché questa denota la trascuratezza delle contrade. Noi abbiamo proposto due assessorati, uno sulle contrade e uno sul centro storico. Questa è una scelta che è stata confermata poi dalla giunta di Battista, anche questa con tutti i candidati che oggi vorrebbero riconfermati, vorrebbero vedersi riconfermati nel Consiglio Comunale. Parlo di Chierchia, con la Giovanni, allora stava con Battista, Salvatore oggi sta con Di Bartolo, con la destra, Sabusco,
Salvatore Alessandra, Ramundo, De Bernardo, Rubino, e quest'altro addirittura con qualcun altro anche in più. Queste scelte sono state confermate da Battista. Tra l'altro, il problema dell'Imo è serio perché parecchie persone, per una superficialità loro, che sono stati fermi sulla programmazione urbanistica, hanno subito un commissariamento, la cosiddetta Lucarino, che ha perimetrato quelle aree, le ha fatte diventare edificabili. Per cui chi ha edificato l'ha consolidato, chi non ha edificato e non può più edificare continua a pagare l'Imu per quelli che hanno beneficiato dell'edificazione. Cioè è una iniquità sociale in un'area, in una contrada che ha, di sicuro non ha risorse da sperperare. E quindi togliere l'IMU a queste famiglie è veramente un atto di superficialità grave e di cattiva amministrazione. Senta, A queste perché vogliamo ridare il mandato per fargli lo fare sceglieranno i un Campobassani sabato e domenica? Perché i Campobassani dovrebbero mettere la croce su Pino Ruta e mandarla al ballottaggio contro la destra? Ma è semplice, se vogliono fare la metropolitana leggera, il Roxy, la cementificazione, l'IMU sulle contrade, l'edificazione selvaggia che non è più neanche un marciapiede, se le contrade sono abbandonate, l'insicurezza, se vogliono guardare i rifiuti, il problema dei rifiuti, se vogliono questo e gli va bene, possono continuare a votare coloro che le hanno gestite fino ad oggi, 5 Stelle, PD, Giunta di Bartolomeo, De Benedittis, con tutta la cerchia della corte che li circonda, i candidati che ci stanno intorno. Se vogliono cambiare, noi non abbiamo un candidato uscente, neanche uno su 70 persone, sono tutti professionisti, persone dell'associazionismo, operatori economici, lavoratori, gente che viene da tutto il mondo da 30 anni facendo altro e facendolo bene, con un'esperienza elevata e soprattutto vivendo solo sulla propria pelle, il che dà la cifra che non fanno politica su delega, potrebbero risolvere i problemi anche per se stessi, perché praticamente alla fine quello che sta fallendo oggi è il mandato politico di chi si è scordato il giorno dopo che viene eletto, di quelli che sono i problemi concreti, e quindi ci troviamo sempre con un cane che si morde la coda allo stesso punto. Ragione per la quale io dopo 35 anni e 36 anni di professione, che poi ho lavorato molto, non per qualcosa, ma ne equivalgono a 70, ho deciso che la delega non funziona più, bisogna farsi carico di questa, bisogna essere noi cittadini protagonisti, riprenderci le istituzioni. Tra l'altro, dire un'altra cosa, una scena veramente, una situazione veramente di Campobasso, deleteria, che non si può vedere, che abbiamo due rappresentanti in Parlamento, cioè Sellutito, che sono gli esponenti di quella filiera istituzionale alla quale ancora continua a invocarsi De Benedittis. Cioè De Benedittis, la prima cosa che dice nei primi confronti, gli ultimi che si sono fatti un mese fa, dice: io non mi ricandiderò, che è una frase, a mio avviso, incredibile, perché tu non solo dici, come se dice, mi hanno dato questo prepensionamento, non darò fastidio a nessuno, scusate se esisto, ma ti puoi mai proporre in questo modo ad un elettorato, quando tu dovresti dire io mi ricandiderò perché devo riscattare Campobasso, il capoluogo di regione, dalle sacche nella quale l'hanno relegata, dei partiti politici che l'hanno utilizzata come retrobottega di Termoli o il retrobottega di Penafro. È assurda questa frase di Be, fa capire che quando ti incoronano devi rendere qualcosa e non devi dare fastidio. È una frase veramente oggettivamente brutta, inaccettabile per un campobassano. Per me possono anche non votare me, ma approcciare a questo tema secondo me diventa deleterio. E allora in bocca al lupo, avvocato. E allora la ringrazio, speriamo che vada bene.